Ciao a tutti da lunadividlab.it. Riprendiamo oggi il tedesco di base, ma stavolta invece del solito video giocheremo un po', perché ho preso spunto da una persona che tempo fa mi aveva chiesto un video che andasse un po' più sul pratico invece di studiare la solita grammatica. E poi da un piccolo viaggio che ho fatto l'anno scorso a Natale 2011 a Vienna. Perciò stavolta facciamo finta di essere turisti a Vienna, tra l'altro non manca tantissimo a Natale, e dobbiamo cavarcela nelle diverse situazioni. Il tedesco austriaco è un po' diverso da quello della Germania, però tranquillamente a Vienna ci si può parlare, e quindi partiamo. Vediamo prima come poter prenotare una stanza in hotel, a prescindere dal fatto che oggi usiamo internet, o al massimo nelle agenzie di viaggio, quindi questo problema in realtà non esiste più. Quelli dell'albergo ci chiedono: Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Buongiorno, posso aiutarla? E noi rispondiamo: Ich möchte ein Doppelzimmer reservieren. Vorrei prenotare una doppia, una camera matrimoniale. Oppure: Ein Doppelzimmer mit einem Kinderbett, una camera matrimoniale con un lettino. Oppure ancora, se siamo da soli: Ein Einzelzimmer, una camera singola. Sicuramente Wien liegt in Österreich e fin qui ci siamo. Ma se abbiamo difficoltà a orientarci, vediamo qualche frase utile. Haben Sie einen Stadtplan? Ha una cartina della città? Können Sie mir helfen? Mi può aiutare? Ich habe mich verlaufen, mi sono perso. Fahren Sie mich bitte zum Zoo nach. Mi porti per favore a. Ich möchte hier aussteigen. Vorrei scendere qui. Sprechen Sie Englisch? Se proprio stiamo in difficoltà, chiediamo se parlano in inglese. Ich verstehe nicht. Non capisco. Wiederholen Sie das bitte. Per favore, ripeta. Sprechen Sie langsamer bitte. Parli più lentamente, per favore. Passiamo ora alle vere e proprie richieste di indicazioni stradali. Entschuldigung, wie komme ich zum Hotel? Mi scusi, come faccio a raggiungere l'hotel? Oppure, Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir bitte den Weg zum Hotel zeigen? Mi scusi, può per favore indicarmi la strada per l'hotel? Sie können die U-Bahn nehmen oder zu Fuß gehen. Può prendere la metropolitana o andare a piedi. Allora noi chiediamo: Wo ist die nächste U-Bahn-Station? Dove si trova la fermata della metro più vicina? Wo gibt es hier eine U-Bahn-Station und welche Linie muss ich nehmen? Dov'è qui una fermata della metro e quale linea devo prendere? Ecco, adesso ci divertiamo con diverse opzioni di indicazioni che possono darci se andiamo a piedi o con la macchina. Gehen Sie immer geradeaus bis zur Kreuzung. Vada sempre dritto fino all'incrocio. Bleiben Sie immer auf dieser Straße bis zur zum. Rimanga sempre su questa strada, continui su questa strada fino a. Gehen Sie bis zum Ende der Straße, vada fino alla fine della strada. Gehen Sie bis zur Ampel, vada fino al semaforo. Gehen Sie bis zur Kreuzung, vada fino all'incrocio. An der Kreuzung nehmen Sie die Straße rechts o links. All'incrocio prenda la strada a destra o a sinistra. An der Kreuzung biegen Sie nach links und nehmen Sie dann die erste, die zweite, die dritte Straße rechts o links. Cioè all'incrocio giri a sinistra e prenda la prima o la seconda o la terza strada a destra o a sinistra. Biegen Sie nach rechts links, giri a destra o a sinistra. Altre domande che possiamo fare. Entschuldigung, gibt es hier ein Kino? Mi scusi, c'è un cinema qui? Wo ist die Bank? Dov'è la banca? E poi i ringraziamenti. Vielen Dank, danke, danke schön. E la risposta è bitte schön, prego. Di nulla. Arriviamo finalmente in albergo e prendiamo l'ascensore per salire in camera. Alzando gli occhi notiamo questa scritta: Bei Feuerausbruch den Lift nicht benutzen. In caso di incendio non utilizzare l'ascensore.
In camera troviamo il solito tagliandino da appendere alla porta. E va bene che c'è la traduzione, però divertiamoci a leggerlo in tedesco. Da un lato c'è scritto «Bitte nicht stören» e dall'altra «Bitte zimmer aufräumen». Adesso andiamo al ristorante. Diciamo al cameriere «Guten Tag, wir haben einen Tisch für zwei reserviert». «Buongiorno, abbiamo prenotato un tavolo per due». «Auf welchen Namen bitte?» «A quale nome, prego?» Ora, seduti al tavolo, vogliamo prenotare, ma siamo indecisi. Quindi chiediamo «Was ist heute das Tagesgericht?» «Qual è oggi il piatto del giorno?» Oppure «Können Sie uns bitte die Speisekarte bringen?» «Per favore, può portarci il menù?» Il cameriere ci chiede «Nehmen Sie lieber Fisch oder Fleisch?» «Preferisce prendere il pesce o la carne?» «Ich esse lieber Fisch!» «Preferisco mangiare pesce!» Poi ci chiedono «Was möchten Sie trinken?» «Cosa vuole da bere?» «Ich möchte ein Mineralwasser!» «Voglio un'acqua minerale!» Il cameriere in ultimo ci chiede «Möchte Sie etwas anderes?» «Vuole qualcos'altro?» Oppure «Ist das alles?» «È tutto?» «Nein, das reicht, danke!» «No, basta così, grazie!» Oppure sì, a seconda della domanda. Ultime cose da ricordare per il ristorante sono le parole di Speisekarte, il menù, di Weinkarte, la carta dei vini, e di Rechnung, il conto. Per quanto riguarda i cibi, io a Vienna consiglio di assaggiare una tipica minestra con dentro la frittata, che detto così fa inorridire, ma vi assicuro che è buonissima. E poi naturalmente se siete golosi dovete assolutamente prendere la Sachertorte, cioè la famosa torta Sacher, al cioccolato e marmellata, inventata proprio a Vienna nel 1832, che viene servita anche con la panna vicino. Oppure se vi piacciono le mele, lo Strudel. Allora Vienna, oltre che per i suoi bellissimi musei e stupendi concerti di musica classica, è famosa anche per i suoi mercatini di Natale, che ogni anno ci sono da metà novembre fino al 24 dicembre. E ce ne sono diversi a Vienna, ma quello più bello, più suggestivo, si trova a Rathausplatz, la piazza del municipio, che tutta illuminata a festa dà proprio la sensazione di essere in una favola della Disney. All'ingresso ci accolgono con un luminoso Buon Natale, Frohe Weihnachten. Ecco, guardate che sfondo fiabesco. Al mercato si vendono tanti oggetti di produzione artigianale, come anche questi bei portacandele a forma di mattonella dipinta con dediche molto carine. Su questa blu c'è una dedica all'amicizia, di Freundschaft, che è anche un tema in tema con la candela, perché dice «Freundschaft ist eine Flamme, die ewig in unseren Herzen brennt». L'amicizia è una fiamma che brucia nei nostri cuori in eterno. Ecco, questo è uno dei tanti banchetti che vendono delle bellissime pallette di Natale in vetro. Al mercatino si mangia anche e si trovano tanti dolci estremamente zuccherosi, come proprio di zucca vatte, lo zucchero filato. Poi hanno però di peggio, roba proprio da diabete, cose al miele, dolcette al cocco, frutta imbevuta di cioccolato o di altre cose non identificabili. Insomma, ci vuole proprio coraggio, nonostante la golosità. Quello che ho preso io non so neanche come si chiama, ma ricordo che per me era veramente troppo, infatti a un certo punto l'ho buttato. Era un cono gelato finto, nel senso che non era gelato. Sopra il cono c'era una palletta ricoperta di glassa al cioccolato. Il problema era che questa palletta, che da fuori sembrava davvero invitante, all'interno era solo esclusivamente panna. Alla fine mi ha disgustato e poi non so i vostri gusti. L'ho buttata, insomma. Però si trovano per fortuna anche cioccolatini normali, cose un po' più mangiabili. Hanno però pure roba salata, come questo bel calzone ripieno, e devo dire che la pizza è anche molto buona a Vienna. E non dimentichiamoci ovviamente i würstel e le patate, che si mangiano ad ogni ora del giorno. Da bere c'è tutta roba calda, soprattutto il punsch, bevanda alcolica aromatizzata, speziata, con diversi gusti, che fu importata dall'India, dagli inglesi, nel XVII secolo. Si dice che questa bevanda sia stata introdotta in Austria da Mozart, che la scoprì durante i suoi viaggi in Inghilterra. Oggi è la bevanda tipica del Natale.
Quando ti rivolgi ad una qualsiasi bancarella per acquistarla, ti fanno pagare una cauzione per la bellissima tazza in cui viene servita, colorata e con disegnini. Se poi gliela riporti tutta intera, la cauzione ti viene restituita. Tornando a casa, non dimentichiamoci di portare via una scatola di cioccolatini di Mozart, anche se poi in effetti si riescono a trovare pure in Italia. Spero che il piccolo viaggio virtuale vi sia piaciuto e vi lascio con una canzone natalizia. O Tannenbaum, gesungen vom Nebequartett Edison Rekord. Tannenbaum, du kannst mir sehen.